Un voyage. Speriamo mi facciano storia al check-in. Pesa un botto sta roba. E tu da allora io vado, eh? Un buon viaggio. Portami una bella cartolina. Buon viaggio. Sono appena arrivato all'aeroporto. Il mio volo parte con 2 ore di ritardo. Ottimo inizio. Ottimo inizio. Sono finalmente arrivato. E Jimmy, ti ho detto vai. Benvenuti ragazzi in Madagascar, o meglio, benvenuti nella mia stanza d'albergo che vedrò praticamente solo oggi. Mi trovo in questo momento a Nosy Be. Nosy Be vuol dire isola grande in lingua malgascia, che è la lingua che usano qui tradizionale. Poi parlo anche il francese, ma poi magari me ne parlo meglio dopo. Però non sono venuto qui in Madagascar per farmi una vacanza all'insegna del mare e del sole. Sono venuto qui per esplorare. Quindi domani parto, lascio questo bellissimo hotel di cui magari vi faccio vedere qualche immagine, per andare a esplorare il nord dell'isola principale del Madagascar, quella grossa grossa. Voglio farvi vedere una cosa, ho cambiato i soldi, no? Questi sono euro, normalissimi, in aeroporto accettano sia euro che dollari, che tutta una varietà di valute, perché semplicemente non c'è un cambio valuta all'aeroporto. Però arrivato qui in albergo ho cambiato i miei primi soldi con la diaria. Io ho cambiato 40 euro e mi hanno dato 140.000 ariari. La banconota più grande è questa qui, da 20.000 ariari, e corrisponde a 6 euro europei. Ragazzi, domani mi aspetta una giornata impegnativa. Dobbiamo andare da Nosy Be a Diego Suarez. Faremo un paio di tappe di intermezzo, però ad ogni modo sarà impegnativo. La sveglia è alle 5:30. Buonanotte. Buongiorno amici, sono le 5:30, sono appena svegliato e ora vado a fare colazione, anche se il ristorante dovrebbe essere chiuso, però lo aprono apposta per me e i miei due compagni d'avventura, perché partire senza colazione, raga, sono le 5:30, dobbiamo stare in strada per tipo 9 ore se non sbaglio. Dobbiamo andare fino a Diego Suarez con una tappa intermezza, però sono comunque tipo 7-8 ore di viaggio, sarà un po' impegnativo. Per fortuna che c'ho il Kindle, posso leggermi un libro. Penso che farò una cosa, e cioè metterò il computer non nello zaino ma dentro il borsone, così mi pesa molto meno lo zaino, e visto che dovremo andare nella foresta preferisco avere uno zaino meno pesante. Internet funziona solo qui da reception, e a dire il vero durante il giorno non è che vada velocissimo, però visto che oggi sono le 6 di mattina, infatti oggi funziona.
Sto facendo una camminata sulla spiaggia. Il sole sorge dall'altra parte, ma non mi lamento perché ieri sera, ragazzi, qui c'era un tramonto spettacolare. Poi lì in fondo c'è anche la montagnola che sembra Caruccia. Non so, magari settimana prossima riesco a fare qualche escursione da qualche parte. Sono le 6, perfetto, tra mezz'ora si parte. Ok, ora prendiamo una barca per andare là. Quello è Madagascar, quello grosso grosso. E questo è il porto. È iniziato ufficialmente il viaggio. Siamo in barca e stiamo andando all'isola, quella grossa, e Madagascar, quello grande, e lui ci sta portando lì. Ciao. Questi sono i miei compagni di viaggio, abbiamo Manuela e Giuseppe. Ciao. Ciao. Lei è Samsara e sarà la nostra guida per i prossimi 4 giorni. Super salita. Guarda qua. Inizia il nostro road trip. Questa che avete dietro è la jeep che ci accompagnerà per i prossimi 4-5 giorni. E il nostro turista si chiama Jimmy. Perfetto, Jimmy e Samsara ci porteranno in giro, ci faranno esplorare questa bella terra del Madagascar. Ci siamo fermati qui dove un mercato, vendono frutta. Queste sono le bananine. Piccoline. Questo è un altro frutto, è il Corosol. Ho montato il grandangolo, ragazzi, perché semplicemente le strade sono un po' tortuose, quindi con gli altri obiettivi traballa tutto e so già che poi quando andrò a montare non riuscirò a usare niente, quindi ho detto monto il grandangolo così vado sul sicuro. Questa è una bananina minuscola, si chiama nel dialetto di questa zona katakata, cioè piccolissima. Già immagino le battute nei commenti, vabbè, comunque. Il cacao, ok. Ma è cacao, no? Sì, sì, è cacao. Mm? Il cacao, sì. Ti possono mangiare? Sì, sì. Ma il cacao non è... è di questo colore. Consistenza interessante. No, no. Non è da mangiare? Non è da mangiare? Sì, sì, ma... intero? No, non intero. Come caramelle. Sono qua. Ma cioè, no, molto dolce. Questo niente, è no, cacao. No. Lo so che non sembra, cioè come fa da questo, da così a diventare cioccolata, non l'ho ben capito, però questo è cacao. Mm-hmm. Pur fate la fermentazione, 48 ore. Per 48 ore seccate a sole. Questo è un jackfruit, sono i frutti più grandi del Madagascar e arrivano a pesare fino a 20 kg. Siamo appena fermati a pranzo e la dieta consiste in riso,
di base, il riso c'è sempre, e poi pollo, granchio e verdure varie, però devo dire che è tutto buono. Tra poco faremo un altro tratto di 2 chilometri in macchina che ci porta all'ingresso di questo parco, che non mi ricordo come si chiama, e lì avremo 2 ore di cammino, di esplorazione. Non lo so, forse ci saranno i lemuri, forse ci saranno le manguste, quelle che attaccano i serpenti, che ci proteggono, e altre cose del genere. Le infrastrutture, ragazzi, diciamo che non sono esattamente ottime. Siamo comunque in Madagascar, siamo in Africa e le strade, beh, diciamo che non sono comode. È tutto un su giù, su giù, su giù, destra, sinistra, attento a questo fosso, boom boom, tutto molto così. Inizia bene l'esplorazione perché guardate, vicino ai bagni c'è un gecko. È iniziato il percorso, ragazzi, ora ci stiamo inoltrando in questa foresta un po' più... Ora siamo in savana, ok. Sì, sì. Come ti chiami, scusa? Giacomo. Giacomo. Salutiamo Giacomo, la vostra guida locale, l'Ankara. Grande Giacomo. Parte. Giacomo è la nostra guida e ci sta portando. Ora siamo nella savana, questa zona di savana, e poi andremo a cercare qualche animale particolare. Però Giacomo qui ha un occhio incredibile. Prima si è girato, fa, ah, guarda un camaleonte. Noi 40 minuti per trovare il camaleonte, lui così l'ha trovato subito. Non è più secco. È pieni d'acqua. Questo albero si chiama straniero in lingua locale perché quando gli batte il sole contro perde la parte della corteccia e quindi giustamente come noi al sole si rovina. Quello invece è un baobab, è un albero enorme. La testa? Io ho montato la bestia sulla giacca 5 e ora sto vlogando con la G7X, ho anche la GoPro qui al petto, nel caso mi si affassa addosso un serpente, non lo so, qualcosa, sto facendo le riprese che... bellissimo. Leggerissimo. E questa è tutta pietra calcarea che con le piogge... Con la piogge è scavata la roccia, sì. Mm. Sì, è cascata l'acqua, però l'acqua se la roccia ci sta fatto con tutto. Però quando Madagascar prima ancora 256 milioni anni fa, questa prima parte è la sua. Rieccoci in macchina, ci aspettano 3 ore e mezza, giusto, fino a Diego Suarez? Sì, 3 ore e mezza. 3 ore e mezza fino a Diego Suarez, che sarà il nostro campo base per i prossimi 4 giorni. Buongiorno amici, è il terzo giorno, ieri sera non ho avuto la forza di fare nessuna clip. 7 ore sulle strade, penso non me lo scorderò mai. E se sono così arancione è perché le tende sono arancioni, quindi la luce del sole. No. Ah, ma sono di fronte al mare? Che figata! Ieri sera non me ne sono reso conto, ma quello è il mare. Ora andiamo a vederlo. La stanza è enorme, cioè è enorme. Comunque, oggi che è il terzo giorno andremo a fare un tour delle 3 baie. La guida dice, vabbè, oggi è relax, venite con poca roba. Però io faccio lo youtuber, non posso andare in giro leggero.
Quindi, la madonna, ma che figata. Una cosa è sicura, oggi mi abbronzerò. Prime impressioni sul Madagascar. Ci sono da dire un paio di cose. Allora, arrivati a Nosy Be, ve l'ho già detto ieri, all'aeroporto, un po' negativo come primo approccio. Nosy Be è tutto molto vivace, perché è l'angoletto un po' più turistico. Infatti appena vai da qualche parte sono tutti che ti chiedono delle mance, perché tu come turista a Nosy Be vai, per loro sei una fonte di soldi. Invece arrivati sul Madagascar, che io chiamo continentale, non so se è il termine corretto, ma dovrebbe esserlo, l'approccio è completamente diverso, perché nessuno mi ha chiesto mance tutta la giornata di ieri, e fino a che non sono arrivato a Diego Suarez, che è dove mi trovo in questo momento, è tutto, cioè è l'Africa un po' come me la immaginavo. Cambia l'approccio rispetto a Nosy Be. Quando guardavo i ragazzini per strada, loro si giravano e mi salutavano tutti entusiasti. Una cosa di cui ci avevano avvertiti è: nel Madagascar continentale l'uomo bianco che va in visita viene visto come una cosa straparticolare, loro sono contenti. Quindi figo. Finora sono stracontento di questo viaggio che sto facendo, anche se sono solo al terzo giorno, e oggi andremo a vedere le baie. Spero che sia qualcosa di figo. Diciamo che si sta bene, non fa caldo, però tira un botto di vento. Sì, sì, ne avevo proprio bisogno. Sì, di una bella dormita. Oggi, come vi dicevo, faremo un tour delle baie. Questa è la prima. Scusate il vento altissimo, spero mi sentiate. Però direi che il panorama vale la pena. Pane di zucchero. Questo è il baobab più grande che c'è a Diego Suarez. Ho chiesto, non è più grande dell'isola. Cioè, andiamo a vedere il diametro di questa cosa, ragazzi. Cioè, è enorme, non riuscirei ad abbracciarlo sto coso, non riesco manco ad abbracciarlo, è troppo grande. Baia numero 2. Non lo so raga, siete mai stati a Jesolo? Jesolo merita. Guardate in cielo ragazzi, è pieno di, non so come si chiamano, tipo aquiloni, quelli da windsurf, pienissimo. Chissà se si scontrano ogni tanto. Questo è un teschio di zebù, che è la mucca tipica che c'è qui, che c'è una gobba sulla schiena e niente. Questa era la seconda tappa di oggi, ora andiamo alla terza. Il mare è un po' più agitato qua. Io spero che mi sentiate con tutto questo vento. Comunque bellissimo, 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 tutto molto molto bello. Che figata ragazzi, cioè wow. Ho montato la bestia per fare delle riprese e ora Sara ci sta portando in cima da qualche parte. Qua c'è ancora l'oceano con la spiaggia bianca e tutto. E a pensarci, forse montare ogni volta l'obiettivo, raga, come potete immaginare, richiede un botto di tempo. Mi sto pungendo con tutte queste piante, mannaggia. Aia. Fino a che dopo mi faccio un bel bagno. Cioè, guarda qua. Bellissimo. Ragazzi, tira davvero tanto vento. Eccoci alla prossima tappa, vedo che qualcuno ci ha già preceduto, tra l'altro c'è un van qui. E è un cannone quello. A me sembra un cannone. Quello là in fondo è un faro, però purtroppo non ci si può salire perché è tutto rotto. Peccato. Sembrava davvero interessante, chissà come sarebbe il panorama da là sopra. Cannone.
Bello grosso, tra l'altro. Chissà se riuscivano a azzeccare qualcosa. Secondo me non colpivano niente. Cioè, come fai? Ti danno una palla di cannone e la metti qua dentro e poi devi sparare. Chi prendi? Niente. Siamo arrivati alla spiaggia dove faremo il bagno. E io non vedo l'ora, anche perché oggi non è che faccia caldissimo, anche perché qui a Diego Suarez, ragazzi, tira un vento incredibile. Cioè, c'è un vento potentissimo, fa molto fresco, anzi. Però sono curioso, un bel bagno qui, ciò che ci vuole. Anche un paio di ciabatte gratis mi porto a casa. Sì. Schere. Direi che non è per niente male. Grazie a Pico che mi ha prestato il galleggiante per la GoPro. Ora proverò anche ad andare un po' più in là, visto che qui c'è un po' meno vento e lì ci sono meno ondicelle, e vediamo se riusciamo a trovare, non lo so, dei pesciolini. Ho appena arrivato la clip e non si vede niente se non alghe su alghe su alghe. Sicuramente non so neanche cosa aspettarmi, però sì, non mi aspettavo questo. Ieri abbiamo speso 3 ore nella foresta a cercare i lemuri e invece eccoli qua nel ristorante di oggi. Ottimo, ciao vieni qua, bello. No, non vuole salire. Dai, sali, sali, sali. Non lo vede? No. È qui, è qui. È nella parte dell'occhio dominato, si vede. Com'è morbido! Che paura che mi sono. Qui, qui, qui. No, perché? Vabbè, allora facciamo così. Sì, cucciolo! Tutti pensano ai lemuri, ma ai gattini non ci pensa nessuno. Guarda qua, cucciolo! Ragazzi, questo è il pranzo di oggi, ma guardate che denti. Cattivissimo. Mamma mia. E dalla pace della spiaggia eccoci alla caotica Diego Suarez, che è la città, come dicevo l'altro giorno, in cui siamo come campo base per questa settimana di tour del nord del Madagascar. Appena comprato i regali per gli altri, rapiamo i cioccolati. Cioccolato bianco prodotto qui alla vaniglia. Molto buono, molto buono. E c'è anche un cioccolato bianco al cocco. Infatti questo lo prendo molto volentieri. Questo qui è il rum con il frutto di Jack, quello che abbiamo visto ieri. Un po' strano. È stato, penso, l'ultimo regalo che farò, per un totale di circa 150.000 riali, che sono 50 euro. Guardate qui quante belle maschere di legno. Ne ho comprata una perché davvero costano davvero poco, tra l'altro queste lunghe un po' di più. Poi ne ho presa una di queste qua piccoline, costano 12.000 riari. 12.000 riari sono 3 euro. No, sì. Sono tornato in albergo, signori, oggi la giornata finisce presto, all'insegna del relax, del mare bello e dello shopping di souvenir. Ma non mi hanno fatto la stanza? Perché non mi hanno fatto la stanza? Ah, devi chiederlo per farti rifare la stanza. Vabbè, domani. Ragazzi, oltre all'eco, sono tutto rosso, devo assolutamente fare una doccia, che cioè ho sale, ho uno strato di sale in faccia. Incredibile. Molto contento di questo viaggio. Secondo giorno di tour. Che giorno è oggi? Oggi è venerdì. Domani andremo agli Tsingirusia. Dopodomani la Montagne d'Ambre, che è la foresta. E niente, per questa giornata è tutto. Forse dopo andrò a mangiare qualcosa. Sinceramente c'ho una fame. E nel mio hotel c'è un qualche tipo di festa di una compagnia di telefonia mobile. Sono entrato e era tutto pieno. Immaginate, tutta gente malgascia, tutta, pieno zeppo così. Entro io, excuse moi, s'il vous plaît, per passare. È stato particolare. Buon
Quindi ragazzi, oggi è il terzo giorno di tour, quarto di viaggio. Mentre aspetto che mi vengano a prendere, questo è il mio hotel. Sto andando di qua, questo è il fronte hotel, la vista che ho dalla mia camera. E dovrebbe dare sull'oceano, c'è questo bel gazebo. Le chiosche musica. Ah, è qui che fanno... È qui che c'era la musica ieri sera. E qua c'è una mini discarica. Diciamo che non c'è un servizio di raccolta della spazzatura, infatti, come vedete, è tutto buttato qui, a ridosso dell'oceano. In giro per la città, in giro per tutto il Madagascar, in realtà ci sono delle zone adibite a discarica. Guarda lì in mezzo agli alberi, pieno di immondizia. Quest'oggi andiamo a vedere gli zinghi rouge. Gli zinghi sono quelle formazioni appuntite. Abbiamo visto anche l'altro giorno, qua c'è una puzza, ragazzi, davvero incredibile. Oh mamma mia. Vabbè, andiamo a vedere gli zinghi rouge, che sono come quelli abbiamo visto l'altro giorno, solo che sono rossi. Non so se c'è qualcosa di particolare da vedere oltre gli zinghi rouge. Spero di avvistare comunque qualche altro animale, anche se la foresta vera e propria la andiamo a vedere domani andando alla Montagne d'Ambre. Va bene, vado davanti all'hotel, mi piazzo lì finché non arriva la macchina, così poi partiamo. Prima tappa verso i zinghi, il mercato locale, dove penso ogni giorno, forse solo il weekend, si mettono a vendere cose di tutti i tipi, da pesce essiccato, verdure, vestiti, gioielli, tutto. Così ha le mani libere, vedi? Il bimbo attaccato dietro. Direi un bel posto per ammirare il panorama. Sì. Direi davvero davvero non male. Che figata. Qui il treno è tutto rosso perché è pieno di ferro. Questo invece è l'altro versante della montagna. Figo. Anche perché non ci sono montagne altissime. Forse le montagne più alte sono quelle là in cima. Direi che possiamo andare. Siamo sempre più vicini agli zinghi rouge. Invece c'è un canyon. C'è tanto vento, c'è tanta sabbia e se cadi qua sei bello che morto. Davvero bellissimo ragazzi, vale tutti i 20 km di strada accidentata e mamma mia. Andiamo, andiamo. Quanto vento c'è. Bellissimo. Davvero davvero molto 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 bello. E io in questi video avrò perennemente la mano sul cappello, altrimenti vola via. Ma questo l'ho comprato in Ibiza, non posso perdere. Oddio. Tempesta di sabbia. All'orlo del precipizio, signore e signori, letteralmente. Che figata. Qui il vento è ancora più forte. Ho abbandonato il cappello e anche gli altri obiettivi, perché cambiare obiettivo qui, ragazzi, sarebbe un suicidio per la mia videocamera. Vorrebbe dire rovinare il sensore, rovinare gli specchi degli obiettivi. Sinceramente, con quello che li ho pagati, mi piacerebbe non rischiare. Comunque, eccoci qua. Zinghi
qua c'è anche un cartello in tutte le lingue che legge: gli zinghi rouge sono molto fragili e sono unici al mondo, quindi non prendete nulla per preservare il paesaggio e rispettate le recinzioni. Mi sembra giusto. C'è un piccolo pezzo di strada, diciamo off-road, rocce, sabbia, e bisogna arrivare, qua non lo vediamo neanche, ma là in fondo c'è un altro mini canyon, una specie di cava naturale, e lì ci saranno gli zinghi rossi. Guarda qua, la terra già inizia a diventare molto più rossiccia. Ultimo percorso che si fa un po' più stretto e poi ci siamo. Buongiorno. Di qua? Mezzo al fango? Gare! Ah, che bello! Strada giusta, sì? Ok. C'è un blocco, una barriera. Vabbè, io passo oltre. Eccoli, là in fondo, signore e signori, i zinghi rouge. Che bello, raga. Vederli dal vivo, io spero, poi riguardando queste clip, che l'emozione che si prova sia la stessa. So già che molto probabilmente non sarà così, però questi qua sono gli zinghi rouge. L'altro giorno abbiamo visto quelli grigi, questi invece sono quelli rossi, non ci si può avvicinare troppo. Queste sono le barriere fatte di legno, per dire questa è la distanza massima a cui potete andare. Però direi che comunque siamo dannatamente vicini. Ecco, diciamo che fare una foto là in mezzo sarebbe una cosa fighissima. Eccoli, questi sono i zinghi da vicino, possiamo vederli un po'. Guardate tutte le striature che si formano. Sono davvero molto molto fragili però, quindi purtroppo non ci si può avvicinare oltre. Che figo. Direi che è ora della pappa. Abbiamo avuto una certa fame, sinceramente. Siamo arrivati a tavola, quella è la cucina, stiamo preparando il cibo. E io ho fame, non vedo l'ora. Ecco l'antipasto, che è avocado con dentro granchio. Vediamo com'è. È buono, non vedete niente perché siamo all'ombra, però è buono. Grazie. Carne di zebù, quindi ci abbiamo ogni dubbio e andiamo ad assaggiare il tutto. Che non è altro che il manzo praticamente. Infatti, molto buono. Tornati dai zinghi rouge, sono talmente stanco che sono riuscito a dormire in macchina nonostante le strade, e ora siamo a quello che sembra essere un bazar enorme di... è un mercato, come quello di stamattina, solo che questo sembra più grande. Viene! Oggi rientro presto in albergo, però sono comunque stanco morto, mi sa che sono anche un po' ustionato, quindi provo l'ascensore, visto che è da 3 giorni che faccio 3 piani di scale. Vediamo. Ok, non funziona, come ho detto, con 2 piani di scale, poi tanto mi butto sotto la doccia. Questa sera, piuttosto che stare in hotel a cenare, ho deciso di esplorare un po', anche se non ho internet. Spero di ritrovare il mio hotel dopo, altrimenti sono nella merda e non so dove andare a mangiare, perché non avendo internet non so se ci sono ristoranti. Qua mi sembra tutto abbastanza buio e desolato e ho un po' paura. C'è un vento incredibile, ho deciso di fare il retrofront perché ho trovato un vicolo cieco, praticamente non so come mi vedete, non mi vedete, però non so neanche se mi sentite. C'è una rotonda con la vista sul porto, è tutto buio, quindi non faccio neanche una clip perché so già che non lo vedreste. Però non essendoci, anzi essendoci pochissima illuminazione stradale, questo è quello che posso fare. Di là ci sono delle luci, proviamo di là.
diciamo che sto un po' perdendo le speranze perché non lo conosco neanche, non lo so, un'impronta di ristorante, non lo so, una traccia. L'unica cosa con le luci era un parrucchiere, quindi mi sono anche allontanato un bel po', quindi penso che ora tornerò in hotel. Ho provato in questo qui, c'è scritto bambù enorme là, però è un pub, gli ho chiesto e fanno solo da bere. Io però c'ho fame, non c'ho sete, quindi continua l'avventura. Penso di aver capito dove potrei trovare dei ristoranti, io ad esempio ero dei tavoli. In questo ristorante che si chiamava Shangri-La, ma tutta l'iconografia era cinese e il menù era mezzo cinese mezzo indiano, quindi direi che era un fusion. Antipasto, ravioli, un botto di ravioli come avete visto, più il riso al curry con il pollo, totale 21.000 riari, meno di 7 euro, 6 euro, 5,50 euro, 6 euro, non lo so. Comunque spero di trovare la strada per l'hotel, dovrebbe essere relativamente semplice, è tutto buio, quindi buonanotte, a domani. Buongiornissimo, caffè, oggi quarto giorno qui, non lo so, è domenica 12 agosto e oggi l'outfit cambia completamente, abbiamo pantaloni lunghi e nello zaino metto anche una giacchetta perché dovrebbe far freddo oggi, dovrebbe far freschetto più che altro, quindi ci vestiamo a cipolla. Oggi andiamo a vedere le Montagne d'Ambre, che è la zona più foresta in teoria, che si trova qui nella parte nord. Dovremmo trovare diversi animali in teoria, perché gli zinghi abbiamo visti, il canyon l'abbiamo visto, zinghi sia rouge che grigi. Sì, diciamo che oggi dovrebbe essere dedicato tutto all'avvistamento animale. E anche oggi, signore e signori, un vento incredibile, bello. Cioè no, bello non è ironico, bello perché almeno non si soffre il caldo. Siamo arrivati nel Parco Nazionale della Montagne d'Ambre, è una foresta, qua fa freddo, infatti mi sono messo la giacca, cioè pantaloni lunghi, siamo un po' messi così, antivento e antifreddo. Non so se riusciremo ad avvistare degli animali, io comunque ho teleobiettivo insieme a me, quindi se succede qualcosa sono equipaggiato, però dovrebbe essere più un cosa di naturalistico. Il becco degli uccelli, che suona malissimo, però dovrebbe uscire una roba figa. Venturiamoci un po' fuori percorso, perché là in cima, ragazzi, vedete quegli ammassi che sembrano nidi di vespe, di cose. Sono quello là enorme, sono nidi di formiche. Abbiamo trovato un mini camaleonte minuscolo. Adult size? Questo è adulto, ottimo. È piccolissimo. Cioè, è bello che si mimetizzano proprio bene perché loro hanno l'occhio allenato e l'hanno visto, io invece mai nella vita. Davvero complicato da vedere, ma c'è un ammasso di lemuri che si abbracciano per tenersi al calduccio. Ragazzi, queste sono liane e la guida ci ha detto che si può fare come Tarzan e Jane, più Tarzan che Jane, guardate. Guarda qua. E vabbè, anche questa me lo sono levata dalla lista di cose da fare. E non pensavo fosse così resistente. Guardate fin dove arriva. Cioè, io ho capito come faceva Tarzan. Ora ci hanno messo a lavorare. Stiamo cercando dei gechi che sono talmente piatti, talmente sottili e dello stesso colore di questi rametti che vedete. Solo che giustamente trovarli non è semplice. L'hanno trovato, distantissimi da dove eravamo noi. It's just in front of us. Oh là là. Ok, è di fronte a noi. E io non vedo nulla. Sarà la camera, non vedo niente. Io pensavo fosse il ramo. Invece è enorme sto coso. Vedi sta roba qui? È il geco. Vediamo se riesco a mostrarvi un occhio. La testa giù? Sì, sì. La testa giù, vedi? E me lo son perso però. Sì. Vieni qua, vieni qua. È davvero enorme, io non pensavo. Vedi le macchie bianche? È lui, è enorme. Io pensavo fosse piccolino. È grande, io pensavo di vedere una robetta così invece. Enorme.
Ho scoperto una cosa, ragazzi, che se io fossi un insetto nella catena alimentare di questi gechi, sarei già morto da un pezzo, perché non riconoscerli così con i miei occhi, figurati un insetto, cioè l'insetto caputo, è bello, è stato bello vivere. Ora mi fa vedere dei ragni, questo è per te, Stefano. Bello. Guarda che bei ragni, piccole ragnatele lì. E anche delle bottiglie. Guarda che bello uccello. Sullo scoglio è blu. E qua, se rimane lì ancora un po', mi piacerebbe cambiare l'altro obiettivo, così per una bella foto, però non so se rimane lì tanto tempo. Pygmy kingfisher. Pygmy kingfisher. No, dove andate? Fermo lì. Ho preso un pecorino. Dentro tutto blu. Ragazzi, io questo è cinema. Il vento ha appena fatto cadere questo ramo, io ero lì e questo è appena caduto. Ottimo. È iniziato fuoco. Eh sì. E c'è un bellissimo lemure sopra di noi. Eccolo, guardalo come si muove. Agilissimo. Però purtroppo mi sa che non vuole scendere, anche perché io non scenderei fossi in lui. Guarda, là sopra deve essere come una giostra questo vento, tra l'altro. Stiamo provando ad avvistare dei lemuri, ne abbiamo visto uno, è là in cima. Però è complicato vederlo e sinceramente non ho voglia di rimontare il 100-400 per il lemure, anche perché l'altro giorno, signori, l'abbiamo visto a 2 metri di distanza da noi un lemure, quindi bello, ma non come l'altro giorno. Questo è l'albero del limone, una specie di lime, e le foglie sono profumatissime, le usano addirittura dentro il bagno per rilassare il corpo. Buonissimo. Aspetta una certa, c'ho fame. Antipasto è papaya, carote, pomodori e uova. Riso, pollo e carne di zebù con patate. Questo è il dessert ed è una banana al cioccolato. Ho una piccola sorpresa per voi. Guardate qui, c'è un amichetto qui al ristorante. Si chiama Croco. Ciao Croco, t'a posto? Sì, eh? Eh sì. Con lui è l'animale più pericoloso del Madagascar. Poi lui è anche piccolino, non so se riuscirebbe ad uccidermi. Beh sì, forse sì. C'è anche Franklin la tartaruga, guardala. A lei però non interessa niente di Croco, perché lei c'ha il guscio che la protegge. Sara ci ha dato una banana e ci ha detto che stava andando a vedere una sorpresa. Secondo me sono lemuri, poi non lo so. Ma io sono altri coccodrilli. No, non mangia banane e coccodrilli. Pronto? Sì. Ecco cosa mancava all'appello. Quella è una tartaruga delle Galapagos. Delle Seychelles forse. Signori, lui è Bonaparte. Ciao. Ma è bellissimo. Ed è enorme.
Allora, dovete sapere che le tartarughe giganti non sono originarie del Madagascar, le hanno importate. Quindi sì, diciamo che è una cosa particolare vedere una tartaruga gigante qua. Ne mancava uno all'appello, signore e signori. Non ci avevo pensato. E non è in slow motion, è davvero lenta così. Ok, gli diamo una bella banana e gliela diamo intera. Tieni, tieni. No, non la perdere. È qui. E vabbè, l'hai spappolata tutta, scusa, io una ne avevo. E l'hai rovinata. È buona, perché l'hai buttata per terra? E non era sbucciata a casa. No, no, non voleva sbucciare. No, non bisogna sbucciarla. Ah, un cucciolo. Oddio. Ma è roccia praticamente. È una roccia con le zampe. È stato bello conoscerti. Ti sbrodoli un botto quando mangi, eh? Te lo posso dire? Ma quanti anni ha, si sa? 130, 140. Ah, sì, sì. Quasi 140 anni. Boia, tu ne hai viste di cose, eh? Che fai, li mangi? Vuole mangiare? Ed è proprio con questa immagine di buona parte che voglio concludere il mio viaggio in Madagascar. Il primo paese che ho visitato in Africa, però il primo di tanti perché è un paese che mi è piaciuto molto, so che è diverso da tutto il resto dell'Africa, ma non vedo l'ora di continuare a esplorare. Scusate se ci ho messo diversi mesi per portarvi questo video, ma non ho mai avuto il tempo di concentrarmi totalmente su questo progetto. In questi ultimi giorni l'ho fatto, però ho passato un totale di 20-30 ore solo nell'ultima settimana a editare questo video. Un po' come un boccone di carne che mastichi 70 volte, dopo un po' perde gusto. Infatti a rivederlo, ho detto, beh, è venuto fuori un po' una cagata. Però è così per ogni progetto che porto avanti, quindi mi rimetto al vostro giudizio. Ditemi cosa ne pensate, è la prima volta che provo a fare un video così strutturato su un viaggio a sua volta così strutturato. Mi piacerebbe tantissimo farne degli altri, ho già tantissime idee in mente, spero di averne la possibilità, soprattutto a livello di tempo. Il nostro bel pianeta è bello grosso e c'è ancora tanto da esplorare. Spero di poter condividere tutte queste mie esperienze e le emozioni che provo durante questi viaggi insieme a voi e spero tra qualche anno, riguardando questi video, di riuscire a provare le stesse emozioni che ho provato quest'estate. Io spero davvero di riuscire a condividere con voi la mia passione per i viaggi e spero di passarvi anche questa voglia di viaggiare. Se avete la possibilità di farlo in Africa, in Madagascar, in Asia, in America, Oceania, ovunque voi vogliate, però se non avete la possibilità, quello che dico sempre io è: viviamo in un paese bellissimo che è l'Italia. Con un treno potenzialmente arrivate in una delle città più belle del mondo. Non fermatevi al vostro paesino, esplorate, siete avventurosi e provate a raggiungere posti che nessun altro ha mai raggiunto. Per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo prossimamente sul canale con altri video non così elaborati. Ciao, te lo do tutti.